Ben trovati al nostro TG Web, martedì 22 dicembre, ci avviciniamo al Natale. Natale siamo tutti più buoni, però la politica a Civitavecchia continua a discutere sui 10, sui 7 milioni d'euro ricevuti da Palazzo del Pincio dall'Enel, tante le polemiche. Registriamo il nuovo attacco del Partito Democratico nei confronti della giunta Cozzolino, in particolare dell'assessore all'ambiente Manuedda. Il Partito Democratico, in un comunicato stampa inviato alle redazioni, attacca appunto l'assessore all'ambiente. Ci pare di ricordare, affermano i Democrat, che nel passato le convenzioni sottoscritte con l'Enel dagli amministratori comunali per ottenere somme assai più cospicue di quante ottenuto da Cozzolino avessero molto a che fare con l'ambiente, e siamo certi addirittura che un tempo i soldi dell'Enel per Manuedda e per molti altri presunti paladini dell'ambiente presenti in questa maggioranza fossero soldi sporchi, persino sporchi di sangue. Questo è l'attacco durissimo del Partito Democratico, della segreteria del Partito Democratico nei confronti della giunta, che ovviamente potrete leggere nella sua completezza nel nostro sito internet www.0766news.it. Continuano i Democrat, adesso improvvisamente quei soldi non sono più sporchi, e concludere un accordo con l'Enel è cosa buona e giusta. Quanto all'accordo in sé, prosegue la segreteria del Partito Democratico con buona pace della battagliera consigliera Bargnano. Si tratta solo di un mezzuccio per salvare il bilancio, quindi mantenere a galla la giunta. A quanto pare la compensazione sul parametro IMU è di 13,6 milioni, visto che l'Enel ne aveva già dati 17 a Tidei, che sono a Tidei. Il comune sarebbe quindi a debito solamente di 3,4 milioni. Cozzolino se ne è fatti dare altri 7, prosegue la nota del Partito Democratico, che sono quelli che servono poi a coprire il buco, impegnando la città a restituirli a partire dal 2023. Un prestito che insomma salva loro, che pagheremo noi, i 300 milioni dell'eolico, due spicci, due pulmini, e siamo pari e patta. Meno male, continua e conclude il Partito Democratico, che loro sanno leggere le carte. Non si è fatta attendere la risposta da parte del diretto interessato, l'assessore Manuedda, al centro in questi giorni di polemiche non solo politiche, ma anche sui social network, anche da parte, possiamo dire, degli ex, tra virgolette, compagni di battaglie ambientaliste. Per l'assessore Manuedda non ci sono risvolti ambientali, dichiara appunto Manuedda. Se di trattativa si è parlato, è stata una trattativa per non andare in contenzioso, perché altrimenti saremmo finiti in tribunale. Per quanto riguarda il capitolo relativo al parco eolico dell'accordo del 2008, è un progetto ritenuto irrealizzabile soprattutto dalla stessa Enel. Si è parlato, continua Manuedda, di una soluzione di indennizzo per le mancate royalties, previste in 2 milioni di euro all'anno all'epoca, sulla proposta alternativa di interventi di mobilità elettrica, ed altro. Può essere comunque una manovra interessante. Tutta la vicenda, continua ancora Manuedda, non ha nulla a che vedere. Mi dispiace che qualcuno fa finta di non capirlo, come con la questione ambientale, perché per noi non cambia assolutamente niente. La centrale di TVN ha un carico inquinante importante, intendiamo ridurlo, intendiamo andare alla richiesta di riesame. C'erano dei contatti in essere, come la Corte dei Conti ci ha manifestato per iscritto, e i contratti vanno rispettati. Del resto, si chiede di pagare la tassa sulla casa a tutti i cittadini, non si capisce perché non dovrebbe pagarla l'Enel. Tra l'altro, l'azienda, conclude Manuedda, ha avuto un contenzioso enorme negli anni 90, che fu tacitato dagli accordi del 2003 e del 2008. Conclude Manuedda, al Comune è arrivato il dovuto. Però, come abbiamo già detto nell'edizione di ieri, al momento i Civitavecchesi non vedranno diminuire la pressione
fiscale, quindi resta da interrogarsi, al di là poi della definizione giuridica dei 7 milioni d'euro ricevuti dall'attuale maggioranza a 5 Stelle. Resta da chiedersi il perché non sia stato fatto tutto prima con una centrale, ed è sotto l'occhio di tutti. Non basta affacciarsi magari la notte dalle nostre finestre di Civitavecchia per assistere alle solite fumate da parte della centrale di TVN. Civitavecchesi si beccano, continuano a beccarsi, anche noi, anche il sottoscritto, l'inquinamento. Come sempre di Enel, tasse al massimo, insomma. Vedete voi, insomma, lasciamo ai nostri amici che ci seguono ogni commento. Noi lo sorvoliamo, ma credo che i fatti e poi le polemiche di questi giorni abbiano creato un quadro abbastanza nitido di quella che è la situazione della nostra città e purtroppo anche di Palazzo del Pincio. Ci fermiamo un istante, il TG Web torna tra poco. Continuiamo a parlare di politica perché questa mattina all'aula Cutuli SEL ha attaccato in conferenza stampa duramente l'amministrazione comunale, tantissime le critiche dei vendoliani nei confronti dell'attuale giunta. Durante l'incontro con la stampa i rappresentanti di SEL, su tutti l'ex consigliere regionale Enrico Luciani, sono stati toccati tantissimi temi, ovviamente quello relativo all'accordo con l'Enel, ma anche alla ipotesi del mega centro commerciale e albergo in zona Fiumaretta. I SEL ovviamente ha attaccato la politica portata avanti dal Movimento 5 Stelle, e il loro programma elettorale non è stato rispettato, ha affermato il segretario del circolo di SEL di Civitavecchia Peris, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente, tema di cui hanno parlato tanto, ma non hanno fatto nulla di utile. Credo che ci sia un problema di scarsa competenza, come nel caso del progetto per Fiumare. Nulla invece hanno continuato i vendoliani, in particolare segretario Peris. Nulla è stato fatto sulle terme e sui talcementi, che erano argomenti su cui si era iniziato a muovere qualcosa. Il bilancio di questi 18 mesi di amministrazione a 5 Stelle, conclude Peris, non può che essere negativo. E sempre sui temi, questa conferenza stampa piuttosto lunga, ripetiamo, sono stati toccati anche i temi dell'ambiente, in particolare l'accordo tra Enel e Pincio. E per SEL si tratta di 2 anni di non amministrazione. Sentiamo un disagio profondo perché c'era stato all'inizio un atteggiamento propositivo con questi ragazzi, ma ci siamo dovuti poi ricredere. E il problema dell'ambiente non è stato l'unico ad essere preso in considerazione durante questa conferenza stampa. Di porto e viabilità ha parlato ad esempio l'ex assessore Sergio Serpente, il quale ha posto l'attenzione sulla convenzione con l'autorità portuale, secondo il quale non poteva essere fatta proprio perché, e proprio per questo, afferma Serpente, ricordiamolo, ex assessore all'ambiente, la precedente giunta. Noi lavoravamo invece sulla tassa di ingresso, un accordo che avrebbe portato all'incirca
quasi 4 milioni di euro l'anno nelle casse del comune. Lavoravamo sulla mobilità, argomento da cui mi aspettavo di più da questa amministrazione comunale, così come sull'ambiente. Sull'albergo e centro commerciale di Fiumaretta si tratta di un'idea del tutto impensabile per quel posto che invece potrebbe essere destinato ad altri servizi. Insomma, un bilancio, quello di SEL negativo dei 18 mesi di amministrazione comunale targata Movimento 5 Stelle, in una città che aspetta tantissime risposte anche su altri temi, come quello dell'occupazione, che misteriosamente sembra essere scomparso ormai da tempo dall'attenzione della politica Civitavecchiese. Parliamo anche di elettrificazione delle banchine, perché l'onorevole Marietta Didei, dall'annuncio di un possibile passo in avanti sulla elettrificazione delle banchine nei porti italiani, il governo infatti ha accolto un ordine del giorno firmato proprio dall'onorevole del Partito Democratico sulla possibilità di prevedere un piano nazionale per la elettrificazione delle banchine nei porti. In questo senso, spiega la parlamentare del PD, ho presentato una risoluzione in Commissione Ambiente alla Camera che dovrebbe essere discussa in tempi brevi. Noi ce l'auguriamo, considerando che anche il porto è uno dei fattori più inquinanti a Civitavecchia. Anche qui, insomma, ci sarebbe veramente da dire molto. Ci fermiamo per il secondo spazio pubblicitario, torniamo tra poco. Passiamo alla cronaca sindacale, perché i lavoratori del Santa Sicilia sono in stato di agitazione. CGIL Funzione Pubblica e UIL Funzione Pubblica hanno infatti dichiarato lo stato di agitazione presso il centro di riabilitazione Santa Cecilia di Civitavecchia. Le due organizzazioni sindacali spiegano che i lavoratori dell'istituto si apprestano a passare le festività natalizie senza aver ricevuto metà della tredicesima, l'intero premio di incentivazione, quest'ultimo addirittura dallo scorso mese di luglio. E all'ingresso della struttura è stato organizzato un presidio proprio per informare quella che è lo stato di difficoltà, informare ovviamente la cittadinanza e gli utenti dello stato di difficoltà della struttura e i problemi che la struttura stessa, comunque importante, vive. Sta vivendo in questi mesi. Passiamo a notizie sicuramente diverse, più belle. Cresce ormai l'attesa per la notte delle pastorelle. Domani si rinnova l'appuntamento tradizionale per i civitavecchiesi e non. È la notte, domani è la notte delle pastorelle. Tanti gruppi musicali che si appresteranno a percorrere lungo e per largo le strade non solo del centro cittadino, una tradizione che va indietro nel tempo, addirittura ai primi anni del Novecento, nonostante la tecnologia, anche in maniera comunque minore, ma rimane sempre una tradizione che viene portata avanti a Civitavecchia. Tra le iniziative dobbiamo ovviamente ricordare quella di domani in cattedrale a partire dalle 20 con il tradizionale raduno alla presenza del vescovo, la pastorella dei bambini diretta da Marco Manovelli e che viene composta da centinaia di bambini che sono poi reclutati nelle scuole civitavecchiesi. Sempre domani sera, presso la sede dei veterani dello sport Civitavecchia c'è in via Cadorna a partire dalle 21. Verrà riproposta la manifestazione un biscottino per tutti. Anche questo è un appuntamento diventato un classico nel corso degli anni, appunto di solo le pastorelle, ma un momento anche di aggregazione importante presso appunto la sede di Civitavecchia CE e dei veterani dello sport. Tra l'altro vi sarà anche la primazione per quanto riguarda lo sport in rosa di associazioni e atlete locali che si sono distinte nel corso della stagione ormai conclusa. Ci fermiamo per un altro stop pubblicitario, restate con noi per le notizie sportive.
Eccoci di nuovo in studio, ultima parte dedicata alle notizie sportive del nostro TG. Parliamo di attualità con la compagnia portuale che domani sarà attesa, sarà impegnata negli ottavi di Coppa Italia contro il Torrenova. Con fischio d'inizio alle 14:30. I rossi di Castagnari partono dal 3-2 conquistato nel match di andata. L'obiettivo è ovviamente quello di passare al turno successivo con Mister Castagnari, che però dovrà fare i conti con qualche problema di formazione, e tra i pali verrà schierato il giovanissimo, classe 1998, Cacace. Restiamo sempre in ambito ovviamente calcistico, perché lunedì sera, lunedì pomeriggio, si è svolta al DLF la giornata per ricordare Flavio Gagliardini, una manifestazione a cui hanno assistito tantissime persone. Numerosi personaggi ovviamente dello sport Civitavecchiese e non solo, che sono scesi in campo per ricordare l'ex attaccante nerazzurro, prematuramente scomparso lo scorso 27 ottobre. Una bella manifestazione, il cui incasso è stato devoluto alla neonata associazione Olus, proprio dedicata al compianto Flavio. Momenti ovviamente di grande commozione per ricordare un grande sportivo, ma soprattutto un grande ragazzo che tutti noi vogliamo ricordare con quello striscione che è appeso allo stadio Fattori, e che lo ritrae dopo uno dei tantissimi gol che hanno fatto sognare davvero i tifosi nerazzurri e non solo. Con questa notizia, con questo ricordo del bomber Flavio Gagliardini, si chiude questa edizione del nostro TG Web. Come sempre, grazie dell'attenzione. Il TG Web torna domani sera, sempre alla stessa ora, qui sulla nostra web TV. Grazie dell'attenzione, buon proseguimento.